importante per me. Da quando ti ho conosciuta io ho ricominciato a scrivere. Sei la mia musa ispiratrice. Pensavo di essere soltanto un sepolcro ambulante. Francesca, se solo capitasse l'occasione io ti porterei su un'isola deserta, solo tu ed io, lontano da quell'arpia di Maristella. Ho già pensato a tutto. Ho un amico che è un genio della finanza, con 200 o 300 milioni ci sistema per tutta la vita. Che cosa ne dici? Passeresti il resto della tua vita insieme a me? Tu non li hai 300 milioni, Alfio. Cosa vuol dire tu non li hai 300 milioni, Alfio? Certo che non li ho, no? Io ho la mia arte. Oh gente villana, voi non conoscete le mille risorse del grande templare. Io che ho sfidato il sultano Sinbad mentre le onde dell'oceano lambivano le mie ginocchia. Io che armato solo di uno scudo ho affrontato e sbaragliato mori assetati di sangue. Persino Dracula si è inchinato al mio cospetto gridando pietà. Maristella. Maristella. Sì, dimmi, Alfio. Niente, ti vedevo così assorta. Asdrubale, il caffè lo andiamo a prendere in giardino. Con questo caldo. Certo, cara, ti raggiungo subito. Alfio, domani è il tuo compleanno. Che cosa ti piacerebbe? Perché non organizziamo una festa? Alfio, sono preoccupata per il tuo lavoro. Quanti mesi sono che sei fermo sullo stesso capitolo? Sono quasi 12 mesi. Cominciai per il mio compleanno. Ecco perché ho deciso di farti un regalo utile. Non dovevi disturbarti, bastava un assegno. No, stavolta ho voluto scegliere personalmente. Ti ho comprato un magnifico scrittoio del 700 e l'ho già mandato da Savelli, per la stima. Ah, è appartenuto al Manzoni. Sono certa che ti aiuterà a ritrovare l'ispirazione. Indubbiamente, cara. Ti ricordi la scorsa settimana sono stata a Milano per concludere le trattative della vendita della villa? Ho preso subito la cifra che mi hanno offerto. Non mi ricordo se 400 o 500 milioni. E sono andata in centro, a Brera, dall'antiquario Argentieri. E lì ho trovato uno scrittoio meraviglioso e me ne sono innamorata subito. Ho lasciato all'antiquario l'assegno che mi avevano dato. Lui non ha neppure voluto vedere un documento e mi ha fatto spedire lo scrittoio. Ah, ricordami di lui quando dovevo fare il regalo ai Frizzi. Allora, cosa ne pensi? Alfio, sei un uomo ricco. Ma ti rendi conto? Quell'ingenua di Maristella, uno scrittoio appartenuto al Manzoni. A proposito, hai sentito il Savelli? Ma dai che non ce n'è bisogno, lo sai, Maristella è un'esperta antiquaria. Potresti venderlo a un'asta, che so, Christie's. E quanto dici che potremmo ricavarne? Se la stima è sui 400 milioni, pensando che è appartenuto al Manzoni, potresti benissimo arrivare a un miliardo. No, no, non voglio sognare ad occhi aperti. Facciamo un investimento di 500 milioni. Voglio stare con i piedi per terra, io. Ci ho pensato su. Ed esiste un'operazione che sembra fatta apposta per noi. Considera che l'unico modo per arricchirsi in fretta è quello di disporre di una discreta cifra di denaro ed operare su un mercato estremamente volatile come il Nasdaq.
Ho trovato una banca che ci fa vendere i titoli allo scoperto. Ci dà un fido, l'importante è che tu rientri nel giro di un paio di giorni, e 1 o 2 euro sul mercato vedrai che usciamo con il capitale moltiplicato per 10. Di solito sono operazioni rischiose, ma vedrai che con l'informazione giusta una persona come me non ci saranno problemi, sarà una passeggiata. L'importante è che firmi qualche foglio. Quindi non importa nemmeno chi abbia soldi in banca? Particolari, al mondo d'oggi conta il coraggio. Chi osa vince. Quando possiamo investire? Facciamo così, domani vai nel mio ufficio e aspetta una mia telefonata. Sei un amico. Ho perso un'altra occasione buona stasera. È andata a casa con il negro alla troia. Mi son distratto un attimo. Colpa d'Alfredo, che con i suoi discorsi seri e inopportuni mi fa sciupare tutta l'occasione. E prima o poi lo uscì. Lo uccido. E lei invece non ha perso tempo. Ha preso subito la palla al passo. L'ho visto uscire mano nella mano con quell'africano che non parla neanche bene l'italiano, ma si vede che si fa capire bene quando vuole. Tutte le sere la compagna a casa una diversa. Chissà che cosa gli racconta. Per me è la macchina che già che conta. E quella stronza non si è neanche preoccupata di dirmi almeno qualche cosa, che so, una scusa, Si era già dimenticata di quello che mi aveva detto prima. Mi vuoi portare a casa questa sera? Abita fuori, ma Modena, ti porterei anche in America. Ho comperato la macchina apposta e mi ero già montato la testa. No, avevo fatto tutti i miei progetti. Sì, non la portavo mica a casa. Beh, se la sposavo non lo so, ma cosa conta? Sono convinto che se non ci fosse stato lui mi avrebbe detto sì. Ciao Alfio, di buon umore oggi. Senti, io devo andare dal dottore. Non ti dispiace se ti lascio un attimo da solo, vero? Ah, mi raccomando, rispondi tu al telefono. Come mai rispondi subito? Pensavo tu fossi andata a fare shopping con le amiche. Ti ho mai detto cosa penso realmente di te? Che tu sia la persona più avida ed egoista che abbia mai conosciuto e che i momenti passati insieme a te siano stati un inferno.
torna da paparino, cara. Addio! Francesca? Sei tu, mia cara? Non dire niente. Voglio che tu sia il mio angelo silente, l'anima stessa delle parole da me proferite. Quante volte abbiamo desiderato fuggire insieme, lontano da questa vita che ci incatena, di abbandonare la melma delle usate cose. Ebbene, quel momento è giunto. Tu, io ed una marea di Lilleri sono riusciti ad estirpare una valanga di soldi a quella vecchia vacca di Maristella. Prepara le valigie, baby. Destinazione Caraibi, partenza! Bacio bacio, gattina! Pronto, amore mio? Come hai potuto dirmi tutte quelle brutte cose? Francesca, io... Cattivo! Non ti voglio più sentire. Non ti voglio più vedere. Cancellami dalla tua vita. Francesca! Amore. Oh, alleluia! Pierpaolo, finalmente! Ma dove diavolo ti eri cacciato? Ero qui ad aspettarti come d'accordo. Qui non rispondeva nessuno. E poi dove diavolo è Livia? È uscita, doveva andare dal medico. Come al solito, sono l'unico che lavora qui. Oh, Pierpaolo, calmati, ero rimasto io qui. Ed hai fatto proprio un bel lavoro. Prova a chiamare in ufficio e nessuno risponde. Prova a cercarti al cellulare ed è sempre occupato. Ho fatto solo due telefonate. E bravo, io lavoro per te e tu telefoni. Con chi stavi cinguettando poi? Con Francesca? Dai Pierpaolo, calmati. Calmarmi un corno. Hai perso tutto. Eh? È successo un imprevedibile e hai perso anche il capitale. Ah, non sono più miliardario. Non solo. Entro una settimana devi anche saldare lo scoperto sul conto. Oh, signor Piccinini, venga, s'accomodi. Posso offrire qualcosa da bere? No, no, grazie. E sono venuto per quello scrittoio. Per la testa matta di sua moglie, le ho detto mille volte di non fidarsi del suo istinto. Che cosa intende dire? Sua moglie, caro mio, questa volta... mi ha proprio deluso. Da lei questo non me lo sarei aspettato. Scambiare uno scrittoio di pregevole fattura, intendiamoci, però dell'artigianato veneto e non un 700 austriaco. Se vuole che faccia una valutazione le posso dire 3-4 milioni. Però così, tanto per dire, perché io non tratto certi mobili. Listen.